Blue Wallet. Cari amici, buongiorno. Dopo aver visto i vari tipi di wallet, è giunto il momento di cominciare a conoscerne un po' e di cominciare a conoscerli bene. Questo video quindi è il primo di una serie di tutorial che faremo in cui analizzeremo nel dettaglio vari tipi di wallet, ma non solo, analizzeremo anche altri tipi di piattaforme che poi vedremo in futuro. Oggi partiamo con Blue Wallet. Blue Wallet è un'app per cellulare che potete scaricare ed è sostanzialmente un hot wallet non custodia. Dai, scarichiamola e vediamo come si presenta. Allora, andiamo sull'App Store o sul Play Store e cerchiamo questa icona che compare a schermo. Una volta scaricato il wallet, non ci resta che aprirlo. Per poterlo utilizzare non è necessaria nessun tipo di documentazione, nessuna carta d'identità, nessun numero di telefono, nessuna email. Niente di niente. Saremo operativi da subito. Ricordatevi che il protocollo Bitcoin non ha bisogno di conoscere la vostra identità per farvi fare una transazione. Una volta aperto, ci compare subito questa schermata in cui ci viene chiesto che tipo di wallet vogliamo generare. Innanzitutto, se vogliamo, possiamo dare un nome al portafoglio, perché potete farne quanti volete e magari volete dividerci le spese o che ne so, potete scriverci quello che volete, via, diciamo. Poi ci dà tre scelte, vedete? La prima è Bitcoin, che è quella che andremo ad utilizzare noi, e qui viene creato un vero e proprio wallet con la generazione del seed, ma adesso lo vediamo. Poi troviamo Lightning, che invece vi apre un wallet Lightning, ma questa funzione non si può usare a meno che non abbiate un vostro nodo Lightning. Prima ti creava un wallet Lightning custodial, che sì, non era il massimo, ma era una figata, perché avevamo in un'unica app sia un wallet on-chain che un wallet Lightning. Ora però non è più possibile, quindi lo tralasciamo. Cassaforte invece vi permette di creare un wallet multisig 2D3, che è una funzione molto carina che può tornare utile. Come ultima voce abbiamo importa portafoglio. Questa funzione ci permette di importare un altro wallet che abbiamo già in possesso, inserendo il seed e ripristinandolo. Concentriamoci ora sulla prima voce. Ci clicchiamo sopra e vediamo che succede. Clicchiamo crea. Ecco qua. Il wallet ha utilizzato la sua entropia per generare un seed di 12 parole che noi andremo a scriverci su un supporto esterno e, ormai spero lo sappiate, non dobbiamo mostrare a nessuno. Una volta trascritto il seed, clicchiamo su OK, l'ho scritto, e proseguiamo. Eccoci qua, ora abbiamo il nostro wallet. Come prima cosa, vediamo la scritta portafoglio, che sarebbe il nome del wallet che gli abbiamo dato al momento della creazione. Poi sotto vediamo il saldo, che ovviamente è di 0 BTC. Ora, se cliccate sul saldo, vedrete che cambierà la valuta. Abbiamo BTC, se ci cliccate sopra comparirà SAT, che significa Satoshi ed è l'unità più piccola ed equivale ad un 100 milionesimo di Bitcoin, perché, se vi ricordate, non siamo obbligati a mandare un Bitcoin intero, ma possiamo frazionarlo fino ad un 100 milionesimo, appunto. Quindi ipotizziamo che voi abbiate un BTC sul wallet. Se la valuta è BTC, troverete scritto 1. Se la valuta è SAT, troverete scritto 100 milioni, mentre se ci cliccate ancora una volta sopra vi comparirà il controvalore in euro, quindi in questo caso diciamo circa 25.000 euro. Qui scegliete quella che preferite. Sotto poi troviamo le transazioni. Al momento ovviamente è vuoto, ma quando inizierete ad usarlo avrete lo storico delle transazioni in entrata ed in uscita. Ora, se guardate in alto a destra, vedrete tre puntini. Bene, ci clicchiamo sopra e vediamo che cosa compare. Per prima cosa troviamo nome portafoglio, che possiamo cambiare a piacimento. Subito sotto abbiamo la specifica del wallet che abbiamo creato, vedete? Abbiamo un wallet di tipo Native Segwit e questo lo capiremo anche dopo quando andremo a vedere i nostri indirizzi, che usa il tipo di codifica Batch 32 e usa lo standard BIP84 che definisce la path di derivazione che stiamo usando, ma questo al momento lo tralasciamo. Sotto abbiamo una funzione che potete lasciare attiva e che vi mostra la lista dei wallet che avete creato. Se scendiamo ancora, troviamo il conteggio delle transazioni, che non fa altro che contare quante transazioni abbiamo effettuato con questo wallet. Ancora sotto troviamo una funzione molto utile e molto interessante, che è Mostra indirizzi. Se ci clicchiamo sopra, comparirà una lista di indirizzi che non abbiamo ancora utilizzato. Se vi ricordate, abbiamo detto che è importante non riutilizzare gli indirizzi, e questa lista ci aiuta proprio in questo. Voi potete salvarveli e tenerli sempre con voi. Una volta che qualcuno vi dovrà inviare dei fondi, voi gli fornirete un vostro indirizzo della lista. Se invece usate direttamente il wallet, sarà lui a farlo al vostro posto. Ogni volta che riceverete dei fondi, lui vi fornirà un indirizzo non ancora utilizzato.
Tornando a questa schermata, se notate avete due reparti, il primo è ricevi e il secondo resto. Se andate su ricevi avrete tutti gli indirizzi che potete usare per ricevere appunto, mentre se andate su resto troverete gli indirizzi che il vostro wallet utilizza quando inviate una transazione e avete del resto. Sotto ancora abbiamo la possibilità di esportare i dati del wallet in due formati, ma qui saltiamo. Poi invece troviamo una funzione molto interessante che è Mostra XPub del portafoglio. Questa funzione vi serve per potervi salvare la XPub che vi può tornare utile se per esempio volete utilizzare un altro wallet come WatchOnly. Voi fornite la XPub e potrete solo consultare il wallet ma non potrete spendere. Oppure è anche utile su altre piattaforme, come Relay, che è un servizio di compravendita di Bitcoin che vi dà la possibilità di mandarvi gli acquisti direttamente ad un vostro wallet esterno alla piattaforma. E lo può fare grazie al fatto che voi gli fornite la vostra XPub. Come ultima voce troviamo Firma, verifica un messaggio. Anche questa funzione è molto utile e vi dà la possibilità di firmare un messaggio con la vostra chiave privata per dimostrare che siete veramente voi a svolgere un determinato tipo di operazione. Se torniamo all'esempio di Relay, questa piattaforma può mandare i fondi direttamente all'esterno, ma può farlo solo verso un indirizzo che appartiene a chi ha effettuato l'ordine. E come fa Relay a sapere che l'indirizzo che gli fornisce è veramente tuo? Beh, ti chiede di firmare un messaggio con la chiave privata che detieni solo tu, e in questo modo è certa che la chiave pubblica che hai fornito appartiene a te. Tu puoi appunto firmare il messaggio con questa funzione del wallet. Bene, abbiamo visto tutte le opzioni legate al wallet che abbiamo creato, ma ora vediamo le impostazioni generali, che anche queste sono interessanti. Torniamo indietro cliccando sulla freccetta in alto a sinistra e ritorniamo nella schermata principale. Per prima cosa notiamo che sulla sinistra c'è un altro rettangolino con scritto aggiungi portafoglio. Qui noi possiamo creare tutti i portafogli che vogliamo, infatti se ci clicchiamo sopra torniamo praticamente alla pagina iniziale del wallet dove ti viene chiesto che tipo di portafoglio vogliamo creare. La stessa schermata si apre se noi clicchiamo sul simbolino più che troviamo in alto a destra. Ecco, vedete, stessa schermata di prima. Ora, sopra il simbolo del più abbiamo quei tre pallini orizzontali che sono i settings, le impostazioni generali dell'applicazione. Ci clicchiamo e troviamo una serie di voci. La prima è generali. Ci clicchiamo e troviamo all'avvio. E se ci clicchiamo sopra possiamo abilitare la possibilità di vedere tutti i portafogli che abbiamo. Se questa funzione è disabilitata, Blue Wallet aprirà il primo wallet creato all'avvio. Poi se torniamo indietro, guardiamo la seconda voce, che è privacy. Qui troviamo leggi gli appunti, che permette a Blue Wallet di importare direttamente un indirizzo copiato dagli appunti. Per capirci, se voi copiate un indirizzo, quando aprite Blue Wallet, lui lo vedrà e vi chiederà di incollarlo direttamente. Poi abbiamo Scorciatoie Wallet, che se abilitato vi permette, premendo dalla home direttamente sull'icona di Blue Wallet, di vedere i saldi dei vostri portafogli senza dover aprire l'app. Poi sotto potete abilitare i widgets, potete disabilitare le analytics in modo che il wallet non comunichi i dati con il produttore, e infine le impostazioni di sistema. Uscendo da privacy troviamo Continuity, che se abilitato ci permette di condividere i portafogli con gli altri dispositivi collegati al vostro cloud. Poi sotto ancora abbiamo una voce che riguarda i portafogli Lightning Network, quindi la saltiamo e possiamo tralasciare anche l'ultima voce. Bene, ora torniamo indietro e vediamo quali altre voci abbiamo. Vabbè, troviamo valuta, che come potete immaginare vi fa scegliere la valuta con la quale volete vedere i saldi. Poi anche lingua, che potete ovviamente scegliere la lingua. E poi troviamo sicurezza. Ci clicchiamo e vediamo che ci dà la possibilità di abilitare il Face ID per aprire il portafoglio e per fare una serie di altre operazioni come firmare una transazione o esportare un wallet. Molto importante questa funzione, ragazzi. Quindi abilitatela, mi raccomando. Poi sotto avete la possibilità di criptare e proteggere da una password dell'archivio. Bene, torniamo indietro e andiamo su rete. Queste sono funzioni molto interessanti. Innanzitutto troviamo la modalità offline, che ci permette di non far chiedere al wallet l'aggiornamento dei saldi ai nodi. Praticamente lo scollega dalla rete, possiamo dire. Poi sotto vedete che c'è stato e sotto connesso. Questo sta a significare che ora voi siete connessi ad un nodo al quale potete richiedere le informazioni come i saldi. E il nodo al quale siete connessi è quello che leggete sotto, Electrum, eccetera, eccetera, che è un nodo di Blue Wallet. La cosa bella è che però se voi volete potete collegare Blue Wallet al vostro nodo, inserendo i dati negli appositi spazi vuoti qui sotto.
Questa è una funzione molto interessante perché vi permette di aumentare notevolmente la confidenzialità ed evitare che altri nodi possano censurarvi. Bene, torniamo indietro e abbiamo altre due impostazioni che però saltiamo perché una riguarda Lightning Network e l'altra sono semplicemente l'abilitazione delle notifiche push. Balziamo invece ad impostazioni Tor. Con questa funzione noi abbiamo la possibilità di far girare Blue Wallet sotto Tor e anche questa è una funzione che vale la pena utilizzare. Ora torniamo indietro e vediamo velocemente le ultime due impostazioni, che sono strumenti, che ci dà due tools carini che potete usare. Uno è quello di verificare se un indirizzo è vostro, voi inserite un indirizzo che vi interessa e lui controlla se fa parte del vostro set di chiavi. Poi c'è anche la funzione trasmetti transazione, che vi dà la possibilità di broadcastare alla rete una transazione che avete scritto e firmato offline. Infine, per ultimo, abbiamo semplicemente le informazioni del produttore, dove potete trovare i vari social su quali seguirlo. Questo punto è sempre sottovalutato, ma vi consiglio, quando scaricate un wallet, di seguire il produttore sui vari social, perché vi terranno informati non solo sugli sviluppi, ma anche sulle problematiche e sui cambiamenti del wallet. Mi è capitato giusto di recente con un ragazzo che aveva dei fondi sul portafoglio Lightning Network di Blue Wallet, ma non sapeva che avevano disabilitato la possibilità di utilizzarlo, perché non era rimasto informato. Fortunatamente erano pochi fondi, però ecco, seguire social è sempre una buona pratica perché lui avrebbe saputo che questa funzionalità veniva dismessa e quindi avrebbe potuto spostare i suoi fondi. Come ultima cosa facciamo una transazione di prova, così vi faccio poi vedere anche ancora due cose carine. Allora, noi che riceviamo, clicchiamo su ricevi e comparirà un QR code con sotto l'indirizzo in forma scritta. Sotto ancora troviamo ricevi con importo, che ci permette di creare una transazione con un importo preimpostato. Sotto ancora abbiamo la funzione condividi, che ci permette di condividere l'indirizzo con la nostra rubrica o tramite mail o WhatsApp. Chi invia invece o scansiona il QR code oppure copia l'indirizzo. Ora saltiamo sul wallet che invia, così vediamo anche quella schermata. Eccoci, qui vediamo le varie opzioni. Clicchiamo sui tre puntini in alto a destra e vediamo cosa esce fuori. Allora, abbiamo utilizza l'intero ammontare, che se ci clicchiamo sopra invierà l'intero ammontare del portafoglio, appunto. Sotto abbiamo permetti l'aumento della commissione. Questa funzione teniamola attiva perché ci permetterà di aumentare le fees nel caso avessimo messo le fees troppo basse e volessimo velocizzare la transazione utilizzando il replace by fee. Poi sotto troviamo anche l'opzione firma una transazione, che è quella che abbiamo visto prima. Sotto ancora possiamo creare una lista di destinatari e aggiungere l'indirizzo a quella lista. E come ultima voce abbiamo invece coin control. Questa funzione è fondamentale perché vi permette di scegliere quale UTXO andare a spendere per gestire meglio i vostri resti. Se ci cliccate sopra, infatti, vi comparirà la lista degli UTXO presenti nel vostro wallet e voi potrete scegliere quale utilizzare per pagare. In questo caso ne abbiamo solo uno e quindi dobbiamo per forza utilizzare questo. Se ci clicchiamo sopra, abbiamo anche la possibilità di congelare questo UTXO per fare in modo che non venga mai utilizzato. Ma torniamo indietro e inseriamo l'importo. In questo caso manderemo l'intero ammontare del wallet in modo da non avere resti. Quindi clicchiamo sui tre puntini e su utilizza l'intero ammontare. Diamo una doppia conferma ed ecco che dall'importo è comparso Max. Ora inseriamo l'indirizzo e per farlo scansioniamo il QR code sull'altro wallet. Ecco qua. Poi, se vogliamo, inseriamo una nota e poi scegliamo le commissioni. Di default ci viene proposta una fee alta per mandare la transazione velocemente. Ma se clicchiamo sui numeri in verde a destra, possiamo scegliere la commissione che preferiamo, vedete? Abbiamo tre opzioni con la relativa tempistica approssimata. Più è lenta la transazione, meno paghiamo. Ma se vogliamo, possiamo anche personalizzarla cliccando su Personalizza e inserendo l'importo di sats per virtual byte che vogliamo pagare. Mettiamo 2 e vediamo che succede. Ecco, vedete, il costo è diminuito drasticamente, ma probabilmente ci vorranno diversi giorni prima che la transazione venga considerata. Quindi noi ora torniamo indietro e mettiamo rapida, che così facciamo prima. Clicchiamo su avanti ed inviamo la transazione. Ecco qua ragazzi, ora siamo di nuovo sul wallet che ha ricevuto i fondi e vediamo il nostro saldo aggiornato e la transazione nella lista delle transazioni, appunto. Bene ragazzi, direi che con questo primo tutorial abbiamo finito. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Se c'è qualcosa che non avete capito, scrivetelo pure nei commenti. O anche se volete che vengano fatti in maniera diversa. Insomma, ditemi la vostra. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!